Fulvio Batte, la favola del mattino. Mi alzo e quasi tutte le mattine guardo le ciotole del gatto, che in realtà è una femmina, Kim. Controllo se ha mangiato il cibo umido. Guardo la ciotola dell'acqua. Noto che si è formata una membrana, quindi va cambiata. È l'acqua del giorno prima. Il più delle volte butto via l'acqua del giorno precedente sulla pianta di basilico per... Altre volte invece la butto la verso nel lavello. E mentre faccio questa operazione, e sul lavello c'è anche la spugnetta gialla per i piatti, quella con la parte ruvida, mi dico: e se così facendo metto un batterio, un virus, e utilizzando quel lavello poi c'è il rischio che una mattina, e non è un'immagine kafkiana che rimandi alla metamorfosi, mi viene il gattismo. Cos'è il gattismo? Mi sveglio e scopro che tutto intorno mi è cresciuto il pelo screziato come quello di Kim, il pelo da squama di tartaruga, sono soltanto femmine. E mi sveglio, mi guardo allo specchio e dico: guarda, mi è cresciuto tutto il pelo, sono pure dietro, non la coda, il pelo. E da quel momento ho vergogna ad uscire. Poi in realtà esco, già in portineria, incontro una ragazza e dice: ah, carino, senta, lei è il signor Abate, quello che abita al quinto piano, qui di fronte. Dice: sì, sono io. Ah, mi dica. Dice: guardi, mi piace vederla così, lei è morbidissimo, vorrebbe venirmi a trovare ogni tanto. Ci mettiamo a letto, io l'abbraccio, la accarezzo. Lei è un maxi gatto morbido. Ma come ha fatto? Dico: guardi, molto semplice. Versavo l'acqua del giorno prima e ci sarà stato insomma, un virus che mi ha trasformato in... Dice: ma le piaccio davvero? Mica mi avrebbe preferito tigrato. Dice: no, così va benissimo. E dalla finestra vedo che si affaccia Kim e guarda. Miau, miau, miau! E chiama. E dico: Kim, ora arrivo, torno e ti do la scatoletta, la busta che vuoi tu. Nel frattempo vado dalla signora che vuole tenermi a letto per accarezzarmi. Grazie, Kim. Oh, ma finalmente mi sento realizzato. E quando la signora che mi abbraccia e comincia ad accarezzarmi, dice: ah, morbido, morbido, non è una cosa sessuale, è una cosa di... come fosse una termocoperta estiva, mi sento finalmente realizzato. Grazie Kim, finché non ci sei stata tu, non mi sono sentito mai così felice. Finita la favola del mattino. Fulvio Abate, Teledo Rothi.